Ben ritrovati con S1 News. Sono di Serra San Bruno gli ultimi 3 casi di Covid-19 registrati nel pomeriggio. Si tratta dei parenti dell'uomo già contagiato dal virus, in particolare della moglie, del figlio e del fratello del capofamiglia. Invece negativo un terzo figlio al quale è stato effettuato il tampone. Dall'ASP hanno inoltre reso noto che a breve verranno effettuati altri tamponi nei confronti degli operatori sanitari che hanno operato al pronto soccorso dell'ospedale di Serra San Bruno e che hanno quindi frequentato gli ambienti in cui è sostato in attesa di accertamenti sempre il paziente di Serra. Ieri proprio il pronto soccorso, che è il reparto di dialisi del nosocomio della città della Certosa, sono stati sanificati dal personale del Dipartimento di Prevenzione. Con questi 3 salgono dunque a 17 i casi di positività al Covid-19 confermati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia dall'inizio dell'epidemia. Sono state tutte identificate le 15 persone giunte alla stazione di Paola in provincia di Cosenza con un frecciabianca proveniente da Roma. La maggior parte di loro non aveva alcuna motivazione valida per rientrare, solo alcuni avevano l'autocertificazione compilata per comprovati motivi di lavoro. La maggior parte di questi passeggeri nelle prossime ore sarà denunciata per mancato rispetto del DPCM anti-coronavirus. Tutti sono stati messi al corrente dell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che prevede con decorrenza immediata fino al 3 aprile 2020 il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni. L'Università Mediterranea di Reggio Calabria dona un ventilatore polmonare al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. A riferirlo è un comunicato dell'Ateneo Reggino. Mentre impegnata nell'estensione della riorganizzazione a distanza di tutte le attività istituzionali nell'interesse degli studenti e dell'intera comunità, l'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria conferma anche l'impegno solidale incessante nell'azione di supporto alle altre istituzioni pubbliche, cittadine e provinciali per l'approvvigionamento d'emergenza di igienizzanti e detergenti autoprodotti nei laboratori dell'Ateneo insieme agli interventi di sanificazione degli ambienti. Una particolare attenzione anche con la donazione di un ventilatore polmonare costantemente rivolta al sostegno dell'ospedale di Reggio Calabria che opera a favore di tutto il territorio. 3 persone, titolari rispettivamente di un negozio di ricambi per auto, di una farmacia e di una ferramenta, sono state denunciate a vario titolo dalla Guardia di Finanza di Cosenza per aver messo in vendita delle mascherine non idonee ad un prezzo rincarato dal 500 al 3000%. Le denunce sono state fatte per manovre speculative su merci e di frode in commercio. I militari, grazie ad alcune segnalazioni di cittadini, hanno potuto sequestrare diversi dispositivi di protezione individuale non idonei. Il rivenditore di ricambi, in particolare, aveva affisso sulla porta d'ingresso del suo negozio un cartello con la scritta «Sono arrivate le mascherine». I finanzieri all'interno hanno trovato un campionario di prodotti in stoffa contenuti in bustine per la conservazione degli alimenti, messi in vendita a prezzi tra i 10 e i 15 euro. Nel locale è stato trovato e sequestrato anche un laboratorio artigianale per la produzione dei dispositivi non idonei e realizzati senza alcuna autorizzazione. Emergenza coronavirus, nuovo appello del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci. Oggi mi sento in dovere di fare questo messaggio per le voci, i messaggi che stanno circolando sulle chat private relativamente ai primi 2 casi di coronavirus. Mi sono arrivate alcune segnalazioni perché ormai i nomi di queste persone stanno circolando per la nostra città, mi dicono di averle viste in giro sul corso, sul lungomare, al supermercato. Mi sono molto preoccupato perché avevo raccolto da loro invece la testimonianza del fatto che fossero rimaste da subito a casa, le ho contattate e gli ho chiesto di firmare 2 dichiarazioni sostitutive di notorietà sotto la propria responsabilità, nelle quali appunto dichiarano in maniera chiara che dal giorno 7 marzo, quando sono rientrati a Soverato, non hanno mai lasciato la loro abitazione. È un reato penale serio dichiarare cose false,
Come chiedo a chi in queste ore ha dato notizie invece differenti, che è un suo diritto, oltre che un suo dovere e obbligo, andare presso la caserma dei carabinieri e denunciare se sanno appunto che queste persone invece hanno lasciato la loro abitazione. Allo Stato, io quelle due o tre soffiate, permettetemi questo termine, che avevo avuto, le ho verificate e si sono dimostrate infondate. Quindi cerchiamo tutti quanti assieme di avere maggior senso di responsabilità e di maturità. Tra l'altro, queste due persone sono sottoposte a un tampone perché nella loro famiglia c'è una persona immunodepressa, quindi fortunatamente hanno fatto questo tampone che non era obbligatorio, se no altrimenti avrebbero finito la quarantena e sarebbero in giro per la nostra città e magari avrebbero rischiato di contagiare qualcuno. Voglio anche chiarire ciò che è avvenuto ieri sera. Sulla storia ho visto alcuni filmati di questo ragazzo che purtroppo in preda a dei problemi a livello psicologico o psichiatrici è scappato dall'ospedale di Soverato dove era in cura per verificare le sue condizioni di salute, visto che aveva febbre, colpi di tosse, si pensava potesse essere positivo al coronavirus, si è spaventato, è scappato dall'ospedale, mi hanno chiamato i carabinieri intorno alle 10. Siamo riusciti, quindi ringrazio anche le forze dell'ordine per il loro lavoro, a bloccarlo sul corso della città. Gli ho parlato, grazie a una signora che ci ha dato un accappatoio, delle coperte, l'ho fatto sedere insieme a me sui gradini di un marciapiede. Siamo stati circa 2 ore, 2 ore e mezzo a chiacchierare in attesa che da Catanzaro arrivasse il responso del tampone, che fortunatamente è negativo. Quindi non c'è un terzo caso al momento assoverato di coronavirus. Invito tutti quanti voi a cercare di non divulgare informazioni false, di non creare allarmismo, di non creare panico. È mio dovere mantenervi informati e lo farò come lo sto già facendo, e quindi abbiate fiducia nelle istituzioni. Andrà sicuramente tutto bene se continueremo ad essere una comunità coesa ed unita. Grazie. Ed ora vediamo quali sono le norme comportamentali per i pazienti affetti da psoriasi. Il servizio. Cosa deve fare oggi in epoca di coronavirus un paziente, una persona affetta da psoriasi o da artrite psoriasica? Ecco, per risolvere tutti i possibili dubbi che si possono avere in questi casi, sia per quanto riguarda il paziente, ma anche per quanto riguarda il medico di famiglia, la SIDEMAST, che è la più antica e più importante società italiana di dermatologia, ha messo a punto un vademecum con tutta una serie di consigli pratici che noi ci facciamo raccontare dalla professoressa Katie Peris, presidente della SIDEMAST. Allora, innanzitutto, professoressa, complimenti per questa iniziativa che penso sia veramente molto utile. Quali sono le norme comportamentali che deve seguire una persona con psoriasi o con artrite psoriasica? Sono le stesse di noi, di tutte le altre persone, oppure ci sono delle piccole differenze? Allora, buongiorno e grazie. Sì, direi che i pazienti affetti da psoriasi o psoriasi cutanea o anche da artrite psoriasica devono assolutamente continuare le terapie che stanno eseguendo e non le devono sospendere di loro iniziativa. Nell'ambito della psoriasi ci possono essere molti tipi di terapia sistemica, sia con farmaci immunosoppressori, sia con le nuove terapie biologiche. In ogni caso, ripeto, il concetto è sempre lo stesso, non sospendere perché la malattia prima o poi può tornare, quindi discutetene con il vostro dermatologo, rivolgetevi telefonicamente al centro di riferimento, ma non autogestite le terapie, questo è il messaggio importante. Ecco, ma per farmaci appunto che si usano ovviamente nei casi più gravi come la zatioprina, la ciclosporina, oppure i farmaci cosiddetti anti-TNF che sono molto utilizzati, che sono dei farmaci immunosoppressori, ecco, non potrebbero rendere il paziente più soggetto all'infezione? Ecco, cosa sappiamo, professoressa? Allora, non sappiamo ovviamente in tempo di coronavirus se
veramente possono essere più suscettibili, ma di fatto queste terapie tipo la ciclosporina in un paziente con psoriasi può essere somministrata per un massimo di circa 2 anni, quindi l'immunosoppressione non è così grave come può essere in altre patologie. Certo però che va considerata una condizione globale del paziente, quindi l'età, se ha altre patologie concomitanti. Per questo in queste situazioni si valuta caso per caso. Diverso è per i farmaci biologici, che invece ci sono alcune categorie che non sono propriamente immunosoppressori e su quelli di nuovo il paziente non deve proprio sospendere di propria iniziativa e noi continuiamo tranquillamente queste terapie. E dal punto di vista della prescrizione, professoressa, visto che alcuni di questi farmaci richiedono che il medico compili dei cosiddetti registri online, quindi che inserisca tutta una serie di dati sul computer affinché poi dopo il paziente possa farsi dare il farmaco in farmacia. Ecco, qual è la situazione? La situazione è che l'AIFA ha concesso diciamo una sorta di proroga di 90 giorni dei piani terapeutici già in corso, in modo tale che il paziente non debba recarsi sia al centro che in farmacia, ma può andare direttamente in farmacia a ritirare il farmaco. Salvo ovviamente poi tenersi in contatto con il dermatologo di riferimento per fare il punto della situazione. Il dermatologo si può anche contattare telefonicamente, professoressa? Certo, sì, ciascuno di noi, ciascun centro in Italia ha comunque dei servizi urgenti aperti e quindi c'è sempre qualcuno di reperibile. Sì. Quindi per finire, che messaggio diamo a questi pazienti, professoressa, che sono tanti? Di stare tranquilli, di continuare le terapie in atto e se ci sono dei dubbi di contattare assolutamente il dermatologo di riferimento che valuterà caso per caso come affrontare la situazione se necessario. Questa era l'ultima notizia e vi ricordo come sempre l'appuntamento con le prossime edizioni del TG. A voi tutti un buon proseguimento. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97,3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99,9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98,5. 5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97,3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106,100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Ben ritrovati con S1 News. Sono di Serra San Bruno gli ultimi 3 casi di Covid-19 registrati nel pomeriggio. Si tratta dei parenti dell'uomo già contagiato dal virus, in particolare della moglie, del figlio e del fratello del capofamiglia. Invece negativo un terzo figlio al quale è stato effettuato il tampone. Dall'ASP hanno inoltre reso noto che a breve verranno effettuati altri tamponi nei confronti degli operatori sanitari che hanno operato al pronto soccorso dell'ospedale di
di Serra San Bruno e che hanno quindi frequentato gli ambienti in cui ha sostato in attesa di accertamenti sempre il paziente di Serra. Ieri proprio il pronto soccorso, che è il reparto di dialisi del nosocomio della città della Certosa, sono stati sanificati dal personale del Dipartimento di Prevenzione. Con questi tre salgono dunque a 17 i casi di positività al Covid-19 confermati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia dall'inizio dell'epidemia. Sono state tutte identificate le 15 persone giunte alla stazione di Paola in provincia di Cosenza con un freccia bianca proveniente da Roma. La maggior parte di loro non aveva alcuna motivazione valida per rientrare, solo alcuni avevano l'autocertificazione compilata per comprovati motivi di lavoro. La maggior parte di questi passeggeri nelle prossime ore sarà denunciata per mancato rispetto del DPCM anti-coronavirus. Tutti sono stati messi al corrente dell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, che prevede con decorrenza immediata fino al 3 aprile 2020 il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni. L'Università Mediterranea di Reggio Calabria dona un ventilatore polmonare al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. A riferirlo è un comunicato dell'Ateneo Reggino. Mentre impegnata nell'estensione della riorganizzazione a distanza di tutte le attività istituzionali nell'interesse degli studenti e dell'intera comunità, l'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria conferma anche l'impegno solidale incessante nell'azione di supporto alle altre istituzioni pubbliche, cittadine e provinciali per l'approvvigionamento d'emergenza di igienizzanti e detergenti autoprodotti nei laboratori dell'Ateneo insieme agli interventi di sanificazione degli ambienti. Una particolare attenzione anche con la donazione di un ventilatore polmonare costantemente rivolta al sostegno dell'ospedale di Reggio Calabria che opera a favore di tutto il territorio. Tre persone titolari rispettivamente di un negozio di ricambi per auto, di una farmacia e di una ferramenta sono state denunciate a vario titolo dalla Guardia di Finanza di Cosenza per aver messo in vendita delle mascherine non idonee ad un prezzo rincarato dal 500 al 3000%. Le denunce sono state fatte per manovre speculative su merci e di frode in commercio. I militari, grazie ad alcune segnalazioni di cittadini, hanno potuto sequestrare diversi dispositivi di protezione individuale non idonei. Il rivenditore di ricambi, in particolare, aveva affisso sulla porta d'ingresso del suo negozio un cartello con la scritta «Sono arrivate le mascherine». I finanzieri all'interno hanno trovato un campionario di prodotti in stoffa contenuti in bustine per la conservazione degli alimenti, messi in vendita a prezzi tra i 10 e i 15 euro. Nel locale è stato trovato e sequestrato anche un laboratorio artigianale per la produzione dei dispositivi non idonei e realizzati senza alcuna autorizzazione. Emergenza coronavirus, nuovo appello del sindaco di Soverato Ernesto Alecci. Oggi mi sento in dovere di fare questo messaggio per le voci, i messaggi che stanno circolando sulle chat private relativamente ai primi due casi di coronavirus. Mi sono arrivate alcune segnalazioni perché ormai i nomi di queste persone stanno circolando per la nostra città, mi dicono di averle visto in giro sul corso, sul lungomare, al supermercato. Mi sono molto preoccupato perché ho raccolto da loro invece la testimonianza del fatto che fossero rimasti da subito a casa, li ho contattati e gli ho chiesto di firmare due dichiarazioni sostitutive di notorietà sotto la propria responsabilità, nelle quali appunto dichiarano in maniera chiara che da giorno 7 marzo, quando sono rientrati a Soverato, non hanno mai lasciato la loro abitazione. È un reato penale serio dichiarare cose false. Come chiedo a chi in queste ore ha dato notizie invece differenti, che è un suo diritto, oltre che un suo dovere e obbligo, andare presso la caserma dei carabinieri e denunciare se sanno appunto che queste persone invece hanno lasciato la loro abitazione. Allo Stato, io quelle due o tre soffiate, permettetemi questo termine, che avevo avuto, le ho verificate e si sono dimostrate infondate. Quindi cerchiamo tutti quanti assieme di avere maggior senso di responsabilità e di maturità. Tra l'altro, queste due persone sono sottoposte a un tampone perché nella loro famiglia c'è una persona immunodepressa, quindi
fortunatamente hanno fatto questo tampone che non era obbligatorio, se no altrimenti avrebbero finito la quarantena e sarebbero in giro per la nostra città e magari avrebbero rischiato di contagiare qualcuno. Voglio anche chiarire ciò che è avvenuto ieri sera sulla storia. Ho visto alcuni filmati di questo ragazzo che purtroppo in preda a dei problemi a livello psicologico, psichiatrici, è scappato dall'ospedale di Soverato dove era in cura per verificare le sue condizioni di salute, visto che aveva febbre, colpi di tosse, si pensava potesse essere positivo al coronavirus. Si è spaventato, è scappato dall'ospedale, mi hanno chiamato i carabinieri intorno alle 10, siamo riusciti, quindi ringrazio anche le forze dell'ordine per il loro lavoro, a bloccarlo sul corso della città. Gli ho parlato, grazie a una signora che ci ha dato un accappatoio, delle coperte, l'ho fatto sedere insieme a me sui gradini di un marciapiede, siamo stati circa due ore e mezzo a chiacchierare in attesa che da Catanzaro arrivasse il responso del tampone, che fortunatamente è negativo, quindi non c'è un terzo caso al momento assoverato di coronavirus. Invito tutti quanti voi a cercare di non divulgare informazioni false, di non creare allarmismo, di non creare panico. È mio dovere mantenervi informati e lo farò come lo sto già facendo, quindi abbiate fiducia nelle istituzioni, andrà sicuramente tutto bene se continueremo ad essere una comunità coesa ed unita. Grazie. Ed ora vediamo quali sono le norme comportamentali per i pazienti affetti da psoriasi. Il servizio. Cosa deve fare oggi in epoca di coronavirus una persona affetta da psoriasi o da artrite psoriasica? Ecco, per risolvere tutti i possibili dubbi che si possono avere in questi casi, sia per quanto riguarda il paziente, ma anche per quanto riguarda il medico di famiglia, la SIDEMAST, che è la più antica e più importante società italiana di dermatologia, ha messo a punto un vademecum con tutta una serie di consigli pratici che noi ci facciamo raccontare dalla professoressa Katy Peris, presidente della SIDEMAST. Allora, innanzitutto, professoressa, complimenti per questa iniziativa che penso sia veramente molto utile. Quali sono le norme comportamentali che deve seguire una persona con psoriasi o con artrite psoriasica? Sono le stesse di tutte le altre persone oppure ci sono delle piccole differenze? Allora, buongiorno e grazie. Sì, direi che i pazienti affetti da psoriasi o psoriasi cutanea o anche da artrite psoriasica devono assolutamente continuare le terapie che stanno eseguendo e non le devono sospendere di loro iniziativa. Nell'ambito della psoriasi ci possono essere molti tipi di terapia sistemica, sia con farmaci immunosoppressori, sia con le nuove terapie biologiche. In ogni caso, ripeto, il concetto è sempre lo stesso: non sospendere, perché la malattia prima o poi può tornare, quindi discutetene con il vostro dermatologo, rivolgetevi telefonicamente al centro di riferimento, ma non autogestite le terapie, questo è il messaggio importante. Ecco, ma per farmaci appunto che si usano ovviamente nei casi più gravi come la azatioprina, la ciclosporina, oppure i farmaci cosiddetti anti-TNF che sono molto utilizzati, che sono dei farmaci immunosoppressori, ecco, non potrebbero rendere il paziente più soggetto all'infezione? Ecco, cosa sappiamo, professoressa? Allora, non sappiamo ovviamente in tempo di coronavirus se veramente possono essere più suscettibili, ma di fatto queste terapie tipo la ciclosporina in un paziente con psoriasi può essere somministrata per un massimo di circa 2 anni, quindi l'immunosoppressione non è così grave come può essere in altre patologie. Certo però che va considerata una condizione globale del paziente, quindi l'età, se ha altre patologie concomitanti. Per questo in queste situazioni si valuta caso per caso. Diverso è per i farmaci biologici, che invece ci sono alcune categorie che non sono propriamente immunosoppressori e su quelli di nuovo il paziente non deve proprio sospendere di propria iniziativa e noi continuiamo tranquillamente queste terapie. E dal punto di vista della prescrizione, professoressa, visto che alcuni di questi farmaci richiedono che il medico compili
dei cosiddetti registri online, quindi che inserisca tutta una serie di dati sul computer affinché poi dopo il paziente possa farsi dare il farmaco in farmacia. Ecco, qual è la situazione? La situazione è che l'AIFA ha concesso diciamo una sorta di proroga di 90 giorni dei piani terapeutici già in corso, in modo tale che il paziente non debba recarsi sia al centro che in farmacia, ma può andare direttamente in farmacia a ritirare il farmaco. Salvo ovviamente poi tenersi in contatto con il dermatologo di riferimento per fare il punto della situazione. Il dermatologo si può anche contattare telefonicamente, professoressa? Certo, sì, ciascuno di noi, ciascun centro in Italia ha comunque dei servizi urgenti aperti e quindi c'è sempre qualcuno di reperibile, sì. Quindi per finire, che messaggio diamo a questi pazienti, professoressa, che sono tanti? Di stare tranquilli, di continuare le terapie in atto e se ci sono dei dubbi di contattare assolutamente il dermatologo di riferimento che valuterà caso per caso come affrontare la situazione se necessario. Questa era l'ultima notizia e vi ricordo come sempre l'appuntamento con le prossime edizioni del TG. A voi tutti un buon proseguimento.